Sindaco, qual è la ragione della vostra presenza qui, della Giunta? È un atto di vicinanza, di solidarietà al Comitato Feste Patronali per esprimere, come devo dire, una sinergia di intenti nel cercare di raggiungere l'obiettivo di fare una festa all'altezza della tradizione, consapevole delle difficoltà che hanno, ci mettiamo un pochino del nostro e speriamo di riuscire a sollecitare i cittadini a contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Intanto voi l'avete fatto il vostro dovere, sia come amministrazione che personale. Come amministrazione abbiamo fatto, come personale stiamo per farlo adesso, se non cambiano idea gli amici assessori lo faremo tra un attimo in forma naturalmente riservata. Che cosa ci sarà di particolare quest'anno, di diverso, e soprattutto il cantante che avete scelto? Quest'anno abbiamo voluto fare questa scelta, noi abbiamo approntato, ma ne parleremo nei prossimi giorni, il cartellone nelle linee diciamo essenziali dell'estate mesagnese e l'evento diciamo di maggiore caratura spettacolare secondo il nostro giudizio l'abbiamo voluto collocare nel giorno della festa patronale per dare ancor più spessore alla nostra festa. Quindi cantante di grido, diciamo così, che è quello che è più popolare e che può avere una capacità attrattiva nei confronti dei territori, dei comuni limitrofi, l'abbiamo voluto collocare il 17 a sera a conclusione della festa patronale e sarà Umberto Tozzi. Un appello ai cittadini a contribuire a venire qui in piazza 4 novembre? Sì, noi siamo partiti con questa idea che dobbiamo darci una mano tutti, questa è una condizione particolare, il Comitato Feste Patronali è in una certa difficoltà perché ormai si sono fatti grandi, hanno difficoltà a girare per i paesi, per il paese e spesso ricevono risposte anche mortificanti, per cui stanno qui in piazza per aspettare l'obolo e la generosità dei cittadini e noi abbiamo deciso di stare insieme con loro per dare sostegno a questa loro iniziativa.